Nasconditi. Ok. Cavolo, è enorme. Ciao ragazzi, qui Gabby e benvenuti sulla piccola bugia rossa. È un gioco che parla di cappuccetto rosso. Dov'è il cappuccetto rosso? Te lo sei dimenticato a casa? No, no, lo giuro, ce l'ho, ce l'ho. In ogni caso è un gioco con una storia. Infatti adesso lei parlerà e ci dirà: che strano gatto, sembra affamato, devo trovargli qualcosa da mangiare. Ok, andiamo alla ricerca, ma questo è un cappuccetto un po' horror, un po' strano. Ok, ho trovato un uccello per terra, poretto, gliel'ho preso e adesso glielo porto al gatto. Che lo sta picchiando malissimo, tra l'altro. È già morto, tranquillo, signor gatto. Gliel'ho dato al gatto. E si è aperto un portale. Salve. Che devo fare? Non entrerei lì dentro se fossi in te. Ma riesci a parlare? Tutti i gatti sanno parlare, però tante volte troviamo degli umani così stupidi. Ma tu mi hai dato da mangiare un uccellino, quindi ti darò un consiglio. Non entrare nella foresta. Ci vive un lupo e divora ogni cosa che ci entra. Specialmente delle giovani bambine carine. Mamma, guarda che il lupo è morto. Ho visto un cacciatore ucciderlo 10 anni fa. Ma com'è la storia? Ma non prima di aver ucciso mia nonna. Vengo qui ogni volta per ricordarmi di lei. Oh, ma sai che lei è viva? L'ho vista l'altro giorno nella palude. Cosa? Ma com'è possibile? Nel frattempo sto dicendo tutto questo mentre sono in volo. Tu non sai nemmeno com'è fatta mia nonna. Smettila di mentirmi. Non sono un bugiardo, non ho bisogno di far dire queste cose. Io ancora non ti credo. Ma se c'è ancora una possibilità che mia nonna sia in vita, devo provare a cercarla. Ma il lupo? Troverò un modo per batterlo e salverò mia nonna. Molto bene, ma ti ho avvertita. Potrebbe essere l'ultima cosa che vedrai. Tu non mi puoi dare ordini, lurido gattaccio. Che facciamo? Entriamo nel portale? Sì! Ma gatto, come sei finito qui? Io sono ovunque e anche da nessuna parte allo stesso tempo. Vedo che parli in modo strano. Senti, potresti dirmi almeno dov'è mia nonna a questo punto? Non lo so al momento, ma ti dirò questo. Il lupo che gira per questa foresta non appartiene a questo mondo. Può apparire ovunque e anche sparire allo stesso momento. Ha dei denti come asce e una bocca che può mangiare qualsiasi cosa. È pieno di occhi, ma non può vedere tanto. Se lo senti avvicinarsi, le ombre saranno tue amiche. Buona fortuna! Sono sicuro che ti servirà. Sai, noi gatti abbiamo 9 vite, ma tu soltanto una. Dannazione, sto reggendo che ti picchio. Mannaggia te le tue cavolate. Va bene, stiamo attenti. A quanto pare c'è un lupo in questa foresta e potrebbe farmi del male. Vedete, io posso nascondermi. Lo sento. Lo sento. Ok, alcune cose mi possono... Ah! No! Nasconditi. Ok. Cavolo, è enorme. È enorme, davvero pieno di occhi. Andiamo avanti. Nascondiamoci ancora qui. Dobbiamo aspettare che passi. Porca zozza. Dannato lupacchiotto. Dannato lupacchiotto. C'è una bestia. C'è una bestia enorme qui. C'è una bestia enorme. Dov'è la casa delle nonna? Dov'è la casa delle nonna? Andiamo avanti che magari lo trovo. Devo trovare la casa di... Lo sento di nuovo. È di nuovo qui. È di nuovo qui. Oh! Qua dentro c'è la casa di nonna, è pieno di sangue. Nonna! Sono entrata. Ok, vediamo che è successo. Pieno di pozioni, di caramelle, c'è una stufa. Ho aperto il forno. Pieno di ossa. C'è ancora del sangue. Il lupo è venuto sicuramente qui, guarda. I bei momenti che ho vissuto con lei. Potrei usare questo per metterci dentro della carne. Ho preso una lanterna. Ok. Molto frambuvesco questo gioco in un certo senso. Un calderone per le pozioni. Ho bisogno degli ingredienti. Riso, vino e carne macinata e saffron. Non so cosa sia, devo capirlo. C'è pure un feto! Mia nonna era un po' stranetta, eh? O streghetta se era stranetta. Dobbiamo trovare della carne. Dobbiamo trovare assolutamente degli oggetti. Vedete, devo aprire qua. C'è un lucchetto. Devo trovare gli oggetti giusti. Qualcosa mi dice che non li troverò qui. Devo andare in giro per la foresta. Ok, ho trovato già una cosa per aprire il lucchetto. Era qui fuori. Quindi se andiamo qui forse posso usarlo. Sì. Allora, devo ripetere la sequenza. Uno a sinistra, uno a destra, uno giù. Uno a sinistra, uno a destra, uno giù. Ok, ce l'ho fatta. Però devo ancora farlo. Uno a sinistra, uno a destra, uno giù, uno giù. E una... ok, ok. Uno a sinistra, uno a destra, uno giù. Uno giù. Uno a destra, uno a sinistra. Perfetto. 1 hour later. Sì, ce l'ho fatta! Ok, ho preso una bottiglia di vino.
Vino! Buono nelle botti piccole. Ok, non so cosa mi serva, ma sicuramente devo proseguire. Qua c'è un pozzo. Mi chiedo dove sia il secchio. Forse posso sistemarlo se ne trovo uno. E una corda. Ok, devo trovare una corda e un secchio. Sta tornando lupo! Sta tornando lupo! Sta tornando lupo! Ma io vado avanti, io non voglio il lupo. Io non voglio il lupo. Porca zozza se non lo voglio. Cos'è sto scoso? Ah! Mamma mia, mi ha fatto male! Che cavolo era sto coso? È attaccato, ma stiamo scherzando, l'uridello. Ho trovato del Sofron, che è un fiore. Ok, qua c'è una caverna. Devo entrarci, secondo me qua trovo della carne. Magari il lupo si è mangiato qualcosa. Ok, no! Dannati pipistrelli! Dannati pipistrelli, ci sono i pipistrelli. Ancora! Abbassiamoci. Infatti per quello mi serviva la lanterna, per entrare qui dentro. Meno male che me la son portata. Ok, continuiamo a proseguire sempre verso... Testa del maiale, ok. Testa del maiale mi serve nel... cosa della carne. Qua dentro c'è qualcosa? Non credo. Questo è praticamente dove dorme il lupo. Ma che schifo. Aiuto! Aiuto! Disse il lupo. Ok. Il problema è tornare indietro. Ok, ce l'ho fatta. Sicuramente dovremo fare un sacrificio poi qui. Va bene, torniamo indietro. Credo di aver trovato abbastanza ingredienti. Brutto bestio. Vieni qua. Vieni qua. Aia, sei un lurido. Ho solo una vita. Ho solo una vita. Allora, qui mettiamoci il maiale. Ok, l'ho messo dentro. Ci ho fatto della carne. Ho della carne macinata adesso, in teoria. Mi serve anche del riso. Ho tutto, mi manca solo il riso. Il riso si trova nel secchio, a quanto pare. Devo trovare sto secchio. Devo trovare una corda e il secchio. Questo è il problema. Stiamo attenti che sento il lupo. Porca vacca. Porca vacca. Porca vacca. Vai, viene sto sgorbio. Eccola qua la corda. La palude. Ok, ho preso la corda. Ho preso delle forbici. Mi manca solo il secchio. E ho preso anche del riso. Perfetto. Cresciva qui. Tranquillo, tranquillo. E anche il secchio. Bene, ho tutto. Beh, però l'unico problema è che devo rifarmi tutto da capo. È una strada lunghissima questa, eh. Però, come immaginavo, era da fare. Andiamo saltellando, zoppettandomi. Dovrebbero... Caprioloretto rosso. Caprioloretto rosso. Eccolo qua. Tarana strana. Tarana strana. Ce n'è un'altra, ce n'è un'altra. Ce n'è un'altra. Un'altra brutta rana. Brutta rana, brutta rana, brutta rana. Brutta rana rata. Brutta rana rata. Mamma mia, solo un cuore, boys. Se tutto va bene ora, ho tutto per il pozzo che prendo l'ultimo ingrediente. Ho messo tutto. E l'ho buttato giù ed è pieno di vino. Siamo sicuri che è vino? Allora, è sangue o vino? Ok, comunque l'ho preso. Ho tutti gli ingredienti. Non so se ce li ho in uno strano inventario, però in teoria ho tutto. Quello che potevo prendere. Ho già messo la carne, no? Ok, vediamo un po'. Pozione di confinamento. Per imprigionare un essere di questo o dell'altro mondo, segui la ricetta. Poi mischiale con il sangue, pelle e un pezzo di capello della creatura. Attenzione, se sbagli il rituale ti morirai. Hai solo una possibilità, cosa? Oh, signore. No, 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 non voglio morire. Vedi, cioè, se i pezzi di fiore sono misurati... Perché qua mi dice la ricetta, ok, devo farla in un certo modo. E questo è il metodo giusto, secondo me. Ok, speriamo di aver fatto bene, perché se sbaglio sono morto. Spero di aver fatto bene. Speriamo, altrimenti addio, ragazzi. Altrimenti addio, addione. Va bene, io l'ho fatta la pozione. Lo scopriremo poi se ho sbagliato. Mi sa, quando la utilizzeremo. Oh, sta tornando il mariuolo. Sta tornando il mariuolo. Ma io scappo. Scappo, scappo. Scappo, scappo, scappo. Mi serve forse anche un pelo della creatura. Non so se l'ho preso. Torniamo al punto. Eccoci qua. Oh cavolo. È qui, è qui, è qui, è qui. È entrato nella grotta. Questo significa che posso prendere il suo pelo. Magari va a dormire. Mi serve il suo pelo per l'ultima ricetta. Oh cacchio.
Ma stiamo attenti ai suoi amichetti. Bene, andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti. Vamolos. Vamolos, vamolos. Sai che gli prendo le robe. Ok, mi sa che mi sono mosso un po' troppo. Ok, ora piano, ragazzi. Piano. Perché sennò mi sente. Sta dormendo. Ho usato le forbici per prendergli una ciocca di capelli. Questo è tutto. Questo è tutto, ragazzi. Ora me ne posso andare. Bene. Ho tutto, allora. Va bene. Ho tutto, niente. Vai. Sono vivo. Ho fatto giusto. Credo di sì. Si è chiusa. Si è chiusa. Cappuccetto, tesoro, sei tu? Nonna? Oh, Cappuccetto, è passato così tanto tempo da quando ho sentito la tua voce. Nonna, ma che stai facendo lì dentro? Sono stata mangiata dal lupo. Ma la tua magia l'ha ucciso e mi ha rilasciato. Dopo così tanti anni, non posso credere che sei viva. Sì, sì, mentre ero intrappolata nel lupo, ho sognato il giorno in cui potevo riabbracciarti. E quel giorno è arrivato. Devi solo farmi uscire. Oh, ma certo. Cosa devo fare? Distruggi l'altare dove hai messo la pozione. Quello toglierà tutto. Va bene, lo distruggo subito. Aspetta, arrivato il gatto. Io non lo farei se fossi in te. Che cosa stai facendo qui? Sono venuto a fermarti da fare un grave errore. L'essere dietro quella roccia è il lupo. Ma io ho sentito mia nonna, era la sua voce. È vero, perché ora la tua nonna e il lupo sono la stessa cosa. Non può essere. È stata mangiata dal lupo. Sì, e poi è tornata a tormentare queste foreste proprio come il suo killer. Una maledizione per tutta la vita. Una vita di peccato. Vita di peccato? Ma mia nonna non ha fatto niente di male. Ne sei davvero sicuro? E tutte le ossa nel suo forno? Cavolo, è vero, aveva pure i feti. Quelle non sono ossa di gallina, mi spiace. Cappuccetto, con chi stai parlando? Allora, perché non fai uscire la tua nonna? Oh! Sto parlando con un gatto molto normale. Mi dice che tu sei un lupo. Un gatto? E dice che sono un lupo? Ma che cosa stai dicendo? Ma che cosa? Oh! Smettila, smettila. Fammi uscire. Fa paura qui dentro. Non ho paura. Se toglierai la maledizione, ti prenderà, ti ucciderà, ti spezzerà. Per anni ho visto tante cose. Cosa ha fatto ai poveri bambini? Per saziare il suo appetito. Sono stato io a chiedere al lupo di fermarla. Ma ora il suo spirito continua a vivere. Quando l'ho chiusa nella sua casa, è riuscita ad uscire. Non ascoltarla, sta mentendo. Il lupo ha attaccato la mia casa. Oh, e allora perché c'erano danni solo all'interno? Io non so più cosa credere. Dai, vieni con me. Andiamocene, il portale si chiuderà presto. E se lo farà, sarai chiusa qui dentro per sempre. Non ascoltarla, fai uscire. Voi chi credete, ragazzi? Fatelo sapere ora in un commento. Chi credete, la nonna o Cappuccetto? Io ho già capito chi ha ragione. Non lasciarmi. Ma fa buio, è freddo. No, ragazzi, devo andarmene. Ha ragione il gatto. Il gatto non mi ha mai mentito. Dove stai andando, Cappuccetto? Non ascoltarla. Per favore, Cappuccetto, non lasciarmi. Nonna. Cappuccetto, sta cercando di fregarti. Dannazione. Dannazione. E lei continua ad urlare. Cappuccetto, torna. Vedi che è strana. Torna indietro ora. Ah, finalmente si vedono i tuoi veri colori. Non ti importa niente della famiglia? Cosa penserà tua madre? Ti ho fatto bene. Mamma mia, come hai fatto? No, Cappuccetto, ferma. Nonna, perché hai fatto questo? Dai, Cappuccetto, andiamo. Dobbiamo andarcene. Prima di andare, dimmi il tuo nome. Perché vuoi saperlo proprio ora? Mia mamma mi ha detto di non parlare con gli stranieri. Se so il tuo nome, non sarei più uno straniero. No, una grinza, proprio. Molto bene, il mio nome è Ascat. Piacere di fare la tua conoscenza. Ora seguimi. Bene, Ascat, perché è un gatto. Oh, è finito. Bellissimo. Lasciando il lupo intrappolato nella caverna, Cappuccetto Rosso è uscita nella foresta. Si sentiva veramente male per le parole che ha detto la nonna, ma con ogni passo praticamente il terrore e tutto il dolore se n'è andato via mentre raggiungeva l'orizzonte. Presto Cappuccetto Rosso si è ritrovata in una distesa d'erba bellissima e guardava il cielo. Che bello! Però
Voglio vedere qual è il finale cattivo. Se noi invece la liberavamo, la nonna, che succedeva? Ok, rompendo la cosa. Grazie, cara. Ok, sarebbe successo questo. Il gatto ci guarda, poverino, che sapeva come sarebbero andate le cose. Rompendo la magia, la roccia della caverna si è aperta e c'era mia nonna con un sorriso molto aperto, molto... un sorriso strano. E perché era strano? Era molto largo e pieno di tanti denti aguzzi. E ha visto il grigno, un stranissimo grigno. E gli ho detto, ma che denti grandi che hai, nonna? E lei ha detto, sì, mi servono per... Beh, te lo dirò dopo. E poi se la mangiò, ambarava cicci cocco, cacchiarò. Va bene, no, no, di gran lunga meglio l'altro finale. Un bel gioco, una bella storiella, molto carino, un twist inaspettato sulla favola di Cappuccetto Rosso. Spero vi sia piaciuto. Un po' dark, mi raccomando, come al solito cercate di dormire stanotte. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao ragazzi!